L'ingresso è solo $5, tutto compreso. Ottimi piatti, ragazze strepitose e tutta la frutta che riesce a entrarti nella pancia. Oh, bel programmino, prenota per me. Cancellati pure dalla lista, hai perso tutto al tiro alla tartaruga di tortuga. Non ti preoccupare, addolcirò la dolce Becky e vi farò dare un anticipo sullo stipendio. Nessun problema. Ti ha dato di volta il cervello? Oggi è giovedì, il giorno di paga è sabato, la risposta è no. Nessun problema, eh? Beh, puoi anche dire addio alla festa di Luigi. E chi l'ha detto? Baloo non si perde mai una festa. Ma la signora Cunningham ha detto no. Nicoletto, quando è che imparerai? No, non vuol dire no. E che cosa vuol dire? Vuol dire che devi prendere una scorciatoia, chiedere un favore, scavalcare le regole. Era Nilla Piazzi che cantava «Io non piango per te, sbuccio solo cipolle». State ascoltando... Osservo un professionista. Programma Radio Sally. Oh, allora Baloo, come mai da queste parti ti serve un altro favore? Oh, Sally, ma come puoi pensarlo? Quando è stata l'ultima volta che ti ho chiesto un favore? Lunedì scorso. Beh, a parte quello. Ah, il mercoledì precedente e il martedì prima di quello. Oh, e poi c'è stato quel grosso favore 2 giovedì fa. D'accordo, me ne serve ancora uno. Mandare in onda una trasmissione di sabato il venerdì mattina. E vediamo un po' io che cosa otterrai in cambio. Beh, fammi pensare, ti faccio fare il mio bucato. Pensa ancora. Faccio io il tuo bucato? No. Ti porto a fare un giro in aereo? Fuocherello. Un gol? Appuntamento. Ti sei conquistato un favore. Un professionista, eh? Ricordati, Kit, dobbiamo modificare i calendari di Rebecca. Baloo, non dovremmo farlo. Oh, non fare il guastateste, socio. È solo un piccolo scherzo. E adesso ecco il tocco finale, una speciale edizione del sabato che ho fatto stampare io. Siamo già a sabato. Dov'è finito il venerdì? Se il tempo corre così, bisognerà aumentare i giorni della settimana. Ci siamo, sta arrivando Becky. Tieni le dita incrociate, piccoletto. Buongiorno. Buongiorno, Baloo. Che giorno è oggi? Beh, sabato. Ed è anche un gran bel sabato. Ne sei sicuro? Ieri non era giovedì. Ah, ho capito. È un trucco per evitare il giorno di paga. È già giorno di paga? Odio prendere la grana e filare. Baloo, hai poi consegnato quei telescopi a miopia ieri? Come ieri? Ma non andavano consegnati venerdì? Ieri era venerdì. Dovevano essere consegnati in tempo per l'arrivo della cometa di Clancer. E che ne è di quei paraorecchie di cincillà che dovevano andare a Tembria? Beh, ecco, stavo per occuparmene. Ah sì? Ti trattengo lo stipendio. Becky, senti, ti posso spiegare? Hai forse architettato qualcosa? Va bene, sì, confesso. Oggi non è sabato. Era solo un furbo stratagemma per anticipare il giorno di paga. È la scusa più ridicola che abbia mai sentito. Certo che è sabato. Quante prove ti servono? Ora sei in ritardo di un giorno con le consegne. Non abbiamo tempo da perdere. Abbiamo? Perché vieni anche tu? Qualcuno dovrà pure scusarsi con i tembriani per il tuo ritardo. Se lascio fare a te, chissà cosa gli racconti. Lo so, Kit. Tu me l'avevi detto. Sergente Dunder, tienimi d'occhio lo schermo radar. Signor Ciccolo, nello Spigot. Mm.
Di chi è la colpa se la radio è rotta? Perché c'è il programma di Radio Sally? Sergente Dunder, devo ricordarti che noi tembriani possiamo soltanto ascoltare i programmi di Stato? Seguire Radio Sally di Cape su 7 è illegale, contro la legge! Lo so, signore, anch'io non perdo mai occasione per non ascoltarla. Era l'ultimo brano di Tony Lallera, Il mio amor si è schiantato sulla pista del tuo cuore. Adatto a questa bellissima mattinata di sabato. Sabato? Sergente Dunder, che giorno stai timbrando su quei documenti? Venerdì, signore. E perché pensi che oggi sia venerdì? Forse perché ieri era giovedì. In effetti ci avrei giurato anch'io che ieri era giovedì. Perché mai Radio Sally dice che oggi è sabato? Forse è un errore. No, questo è un complotto di quei vermi capitalisti di Cape Suzette. Vorrebbero passarsi avanti di un giorno. Dove sta andando, signore? Farò tremare quegli idioti di Cape Suzette. Gli farò vedere io chi è il colonnello Pigott. Devo assolutamente parlarne, gran malessato. Cosa c'è, Spigolo? Spigot, vostra rimarchevole altezza, Spigot. Vorresti forse contraddire lo Stato? No, mai e poi mai, vostra potenza. Mi cambierò subito il nome. Ma non ero venuto per questo. Le suggerisco di dichiarare guerra, vostra malessallezza. E perché mai? Sentiamo. Perché quei vermi di Cape Suzette hanno dichiarato che oggi è sabato e tutti sanno che oggi è venerdì, è il giorno di paga, il giorno della cometa di Clancer. E questo mi fa diventare furioso. Lo immaginavo. Tronchiamo il tentativo sul nascere. Se gli diamo un giorno, si prenderanno una settimana. E la guerra! Sono furioso perché non ci abbiamo pensato noi. Anche noi dobbiamo dichiarare che oggi è sabato. Cosa? E come facciamo con la cometa di Clancer? È attesa per oggi, se il popolo la vede saprà che oggi è venerdì. È nuvoloso, sono 3 anni che è nuvoloso, nessuno la vedrà. Ma le buste paga del popolo! Se il popolo non si presenta il giorno di paga, è solo colpa sua. Niente buste paga, ma come facciamo se il popolo protesta? Allora gli direi che è stata colpa tua. Come? Colpa mia? Sì, signore, buona idea, signore. Vado subito, vostra maressa all'agile. Sergente Dunder, oggi è sabato ed è tutta colpa tua. Sì, signore, me l'immaginavo, signore. Prepara i documenti mentre io do l'annuncio ufficiale. Attenzione a tutti i tembriani, qui è il colonnello Spigot. Forse avete sentito parlare di me. Oggi è ufficialmente sabato. Chi non è d'accordo sarà mandato in prigione. Chi si lamenta sarà inviato ai lavori forzati. Chi sottiglia sarà fucilato. Buona giornata. Cosa volante non identificato sullo schermo, colonnello Spigot? Ant, fermo, chi vola là? Salve, come andiamo? Qui è Baloo della Volo a Nolo, e tu invece chi saresti? Il colonnello Spigot, forse avrei sentito parlare di me. Veramente non mi ricordo, Spinky. Ah, non importa, dichiarate qual è il vostro scopo. Dobbiamo consegnare una cassa di paraorecchi di Cincillò. E la consegna era prevista per ieri, cioè per venerdì. Ma è oggi venerdì. Errori! Oggi è sabato! Venerdì! Sabato! Venerdì! Sabato! Venerdì! Sabato! Basta! Dacci un taglio, Baloo! Tornate subito a Cape Suzette e fate domanda per un passaporto valido per sabato! Non così in fretta, Baloo! Ho promesso di consegnare questi paraorecchi e la Volo a Nolo mantiene i suoi impegni. Vai avanti! No, torna indietro! Vai avanti! Torna indietro! Avanti! Indietro! Avanti! Indietro! Cerca di ballare la quadriglia! Non mi lasciate altra scelta! Avverti la gloriosa aviazione del popolo di abbattere subito quell'aereo! Impossibile, le munizioni del glorioso popolo non sono state ordinate! Ma ci dovrà pure essere qualcosa che possiamo sparare! Occhio, Baloo, vasche da bagno ore due! Vasche da bagno? Ma di che cosa stai parlando? Dobbiamo atterrare immediatamente! Benvenuti a Tembria! E ora marci! Aspetta un attimo, Spiggy. Marsh dove? In galera, in attesa del processo. Oh, no.
A Tembria possono passare mesi prima del processo. Al contrario, i processi sono l'unica cosa qui a Tembria che sia rapida ed efficiente. Avrete un giusto processo e poi sarete fucilati. Benvenuti a un altro eccitante episodio della serie Il glorioso e colossale tribunale del popolo di Tembria. Il processo sarà trasmesso per radio. Certamente, tiene il popolo in riga e ha un alto indice di ascolto, Mars! Alcuni stranieri provenienti da Cape Suzette saranno oggi processati per ingresso illegale dal capo della nostra gloriosa aviazione tembriana, il colonnello Spago. Pigot! Vostro onore, le qui presenti spie viaggiavano con passaporti scadutissimi. Come vi dichiarate? Innocentissimi! Non potete dichiararvi innocenti. A Tembria si è colpevoli finché non si sia provata l'innocenza. Vostra altisonanza, tutta questa storia non è stata che uno scherzo. Ecco, vede, ho fatto in modo che la mia capa qui credesse che fosse sabato per avere la paga in anticipo. Ma in realtà è venerdì e questa è la verità. Non mi importa affatto della verità. Lo Stato dice che è sabato, quindi siete colpevoli dell'accusa. Comunque, visto che si tratta del vostro primo reato, sarò clemente. Il ragazzino può andare. Non me ne vado senza Balù. Va bene, può andare anche il ciccione. Stupendo, vostra ridondanza. Oh, grazie, vostro onore, lei è troppo buono. Ferma lì, pupattola. Tu vai davanti al plotone d'esecuzione. Cosa? Tu sei il boss, il capobanda, il burattinaio, l'eminenza grigia. Sei tu che intaschi la grana. Ti auguro buona esecuzione. Stavolta l'ho combinata grossa, piccolo. Adesso non puoi stare qui a piangerti addosso. Devi salvare la signora Cunningham. Come? L'unica cosa che so fare è scavalcare le regole. Guarda quanti guai ho combinato! E allora tenta qualcosa di diverso, rispettando però le regole. Vuoi dire niente scorciatoie? Niente scherzetti meschini o trovate fantasiose? Mettersi su un piano più elevato? Aspetta un minuto, ma certo! Muoviamoci, piccoletto. Salveremo Becky mettendoci su un piano più elevato. Vi prego, state facendo un grosso errore. Dunder, alzare! No, tu hai fatto l'errore di incrociare la tua strada con quella dello spietato, crudelissimo, tirannico, per quanto di bell'aspetto, colonnello Spigot. Abbassare! Quanto dovrò rimanere qui? Finché non saranno pronti i documenti per l'esecuzione. Ma in questo paese potrebbero volerci settimane. Per le esecuzioni usiamo formati ridotti. E forse una battuta sull'altezza? Colpevole! Oh, Balù! Aiutami! Ti ricordi quei telescopi che avremmo dovuto consegnare a Miopia? Quelli per la cometa di Clancer, sì. Beh, il passaggio della cometa era atteso per venerdì, quindi se tutti ora la vedessero, saprebbero che giorno è veramente oggi e Becky verrebbe rilasciata. Ma è sempre così nuvoloso a Tembria. Non lo sarà più quando avrò ritrovato il Sidak. Ho in mente un'acrobazia volante che darà una bella schiarita a questo equivoco. Mi scusi, signor agente della dogana. Sono qui per rientrare in possesso del Sidak. È stato fatto atterrare qui stamane dalla vostra, gloriosa contraerea. Ah, sì, è stato confiscato definitivamente dallo Stato. Cosa? Perché? Perché verrà convertito in appartamenti per il popolo. Oh, no! Dobbiamo trovare il Sidak prima che diventi un condominio. Il mio aereo è sparito! Ho buone notizie, signora Cunningham! Non mi dica! Balù è riuscito a farmi liberare! No, ma per la sua esecuzione potrà scegliersi il cappio! Per esempio questo bel nodo margherita, oppure questa bocca di lupo! Siete solo dei barbari! Ehi, aspetti un minuto! Pensavo che sarei finita davanti al plotone d'esecuzione! Oh, ma infatti! A Tembria si viene fucilati e poi impiccati! Siamo dei perfezionisti! Oh!
il plotone d'esecuzione. Come ho detto, siamo dei perfezionisti. Ora lei rimanga qui e partiremo con la messa in onda. La messa in onda? L'esecuzione verrà teletrasmessa per radio. Ebbene sì, Rebecca Cunningham, lei è l'ospite d'onore di Questa era la tua vita, la trasmissione radiofonica che pone la domanda: ma davvero valeva la pena? No! No, non può essere. Che cosa? Ma quello là è Siddhartha! Ma cosa hanno fatto il mio bambino? Sembra la copertina della rivista Case e Iglu! Dunque, lei è nata a Kepsiset, dove ha frequentato una scuola privata. Ecco una voce del suo passato. La riconosce? Mi ricordo di Rebecca. Era una piccola bambina molto ambiziosa e anche molto carina. La signorina Tuttle, la maestra di terza elementare. Risposta esatta! L'abbiamo fatta venire qui a Tembria appositamente per questa trasmissione. E pensare che la tua classe ti aveva votata l'alunna con meno probabilità di finire fucilata. Congratulazioni, signora! Lei è la fortunata vincitrice della lotteria tembriana tra le casalinghe spalaneve. Ah, davvero? E che cosa ho vinto? Una gloriosa macchina spalaneve automatica. È stata fatta su misura per la sua bellissima casa. Bene, ora si giri e chiuda gli occhi mentre noi gliela prepariamo. Perfetto! Adesso si giri e dica ciao ciao! Buon lavoro, papà orso! Ma non mi pare che questo voglia dire mettersi su un piano più elevato. Perché no? Stiamo prendendo quota, non ti pare? E recentemente ha acquistato una ditta di trasporto aereo dove ha rapidamente appreso a schiavizzare i lavoratori. Ah, vi prego, basta! Facciamola finita, fucilatemi! Visto? Te lo dicevo che avremmo schiarito la situazione. Adesso che la cometa si potrà vedere. Capperi, il primo sparanuvole che ci sia al mondo. Oh, oh, e a quanto pare sarà anche l'ultimo. Capre, volumi! Sto provando! Non riesco a tirargli su il muso! Perché? Perché siamo troppo picchiati! Serve più potenza ai motori! Beh, per loro è calato il sipario. Già, ma calerà anche per Becky ora. Nessuno potrà più vedere quella cometa. Vuoi scommettere? Dai, stampati un bel sorriso. Glielo do io un calcio a quelle nuvole. Perché credo di sapere cosa hai in mente. Yahoo! Quel piccoletto è proprio in gamba. E ora Rebecca, il nostro ultimo ospite. Io e la signora Cunningham ci conosciamo piuttosto bene. Tutti del resto mi conoscono. Mi lasci indovinare, il colonnello Spaghetti. Colonnello Spigot, per l'ultima volta Spigot. E ora arriviamo al clou della trasmissione. Pronti? Mirate! Guardate! È la cometa di Clancer! Oh, allora è venerdì! È il giorno di Pago! Sono salva! Sono salva! Oh, oh, qualcun altro sta per finire nei guai! Si sentirebbe meglio se fosse tutta colpa mia! Ma certo! Sicuro che è colpa tua! Io non c'entro proprio niente! E ti farà piacere sapere che questa volta ho rispettato le regole. Vuoi dire che non hai usato scorciatoi? Beh, forse ho accorciato solo un pochino. Non hai usato imbrogli, trucchi, niente. No, però non costringermi a giurare. Non lo farò, basta che mi porti subito via da questo inferno.
Oggi mi sento un orso nuovo e penso che farò un salto da Luigi per vedere com'è andata la festa ieri sera. Io ci penserei. Sta arrivando il tuo appuntamento del sabato. Fammi un piccolo favore.